una flessibilità che normalmente le aziende non hanno, perché in realtà noi comunque siamo normalmente persone che hanno un proprio lavoro, diciamo, nella vita reale, normale, dei più giorni, però questa organizzazione è un di più che ci permette di creare delle situazioni comunque alternative al nostro lavoro, e con una flessibilità che, proprio, cioè, che non è per niente quella di un'azienda. Quindi in effetti, cioè, noi abbiamo la possibilità di creare, fondere, modificare dei gruppi di lavoro che si creano in maniera estemporanea. Anche ad esempio, diciamo, per testare delle idee dal punto di vista, diciamo, prototipale, magari una persona, uno di noi, si sveglia la mattina e dice: senti, ho avuto quest'idea, quindi ci si potrebbe fare qualcosa del genere. Si mette su un team di lavoro grazie al quale in pratica si può testare quest'idea, e da quel momento in poi si può vedere se quest'idea è un'idea fattibile, appunto, magari è realizzabile, se è commercializzabile, è comunque costruire, cioè si può costruire, oppure è un'idea da abbandonare. Nel caso in cui un'idea da abbandonare, infatti, cioè il gruppo di lavoro si scioglie così come era creato, quindi insomma si torna a... cioè ci siamo divertiti. Ok. Siamo presenti, prima di iniziare con le cose serie, insomma, con i progetti per propri, abbiamo una presenza sui maggiori social network, siamo online, quindi cerchiamo di documentare, abbiamo un maker, è quello di documentare per passare le informazioni a chi come noi ha voglia di costruire, ha voglia di migliorare i prodotti. Tutti i nostri codici sono open source, sono liberamente scaricabili, così come gli schemi elettrici. Ci sono progetti che vanno da media sempre a guide per controlli di motori step. Tutti questi li trovate sul sito, e chiunque, i nostri soci sono sempre attivi per la scrittura di nuovi tutorial, nuovi articoli tecnici che sono assolutamente gratuiti e fruibili da chiunque si voglia cimentare. E porteremo avanti dei corsi, la maggior parte saranno gratuiti, saranno giornate introduttive sulle maggiori tecnologie e sulle tecnologie più famose, quindi tratteremo ovviamente di Arduino, che è onnipresente nei nostri progetti, ma ci sono anche altri corsi per avvicinare quindi le persone al mondo del mondo. Oggi siamo qui per altro, abbiamo presentato l'associazione, abbiamo detto chi siamo, e il nostro book consiste nella stampa 3D, e quindi in particolare come la robotica può essere portata nelle case di tutti, può diventare quindi alla portata di tutti. E quindi praticamente cedo la parola a Mauro Dall'Orsi. Salve a tutti. Tra poco vedrete il processo di stampa, dalla sua idea alla realizzazione, e ce ne parlerà l'addetto che in questo momento sta premendo lo start, e dall'idea ci darà l'oggettino che poi vedremo e potrete anche toccare in seguito. Quando siamo pronti, ti cedo la parola. Illustrerà un po' la stampa 3D, come ci può aiutare in un campo così affascinante come la robotica. Poi vedremo anche Arduino come ci viene in aiuto, e alla fine parleremo del nostro progetto. Come vedete siamo tantissima gente di OpenMaker, Salve a tutti, sono Marco D'Ambrosi, sono uno studente di ingegneria meccanica e faccio parte dell'associazione OpenMaker. Come avete visto, stavo preparando la stampante.